Cannobio, grazioso borgo di poco più di 5.000 abitanti, è il primo comune italiano che si incontra giungendo dal nord Europa. Il borgo sorge in un incantevole scenario naturale sulla sponda piemontese del Lago Maggiore, nel cuore della splendida Valle Cannobina. La principale ricchezza del luogo è rappresentata dalle bellezze naturali e paesaggistiche che hanno reso Cannobio una meta turistica molto apprezzata e raggiunta ogni anno da migliaia di visitatori da tutta Italia e dall'estero. Sono Giandomenico Albertella, sindaco del comune di Cannobio. Cannobio, che è il primo paese che si incontra provenendo dal nord Europa attraverso la Svizzera, che noi chiamiamo Porta d'Europa. È un paese di spiccate caratteristiche turistiche, dove l'ambiente, il paesaggio, le presenze architettoniche sono rimaste intatte, conservate nel tempo. Cannobio è, con orgoglio la definiamo, la perla del Lago Maggiore, un lago che offre grandi opportunità scendendo da Cannobio verso il sud. Incontriamo Verbagna, incontriamo Stresa con le isole, l'Isola Bella, l'Isola Pescatori, conosciute penso in tutto il mondo, per raggiungere il fondo del lago e i vicini aeroporti di Malpensa e Linate. D'estate la popolazione si triplica. Cannobio è un comune con 5.150 abitanti residenti che d'estate raggiungono quasi le 15.000 presenze. La vocazione turistica del comune ha fatto sorgere numerose ed accoglienti strutture ricettive. La risorsa lacustre e il clima mite hanno reso possibile dar vita a un parco lago attorno al quale si sono sviluppate diverse infrastrutture, tra cui una pista ciclabile di ben 8 chilometri. Qui inoltre è possibile praticare numerosi sport, tra cui il surf e la vela. La purezza delle acque, la salvaguardia dell'ambiente e l'efficienza della ricettività hanno permesso a Cannobio di essere fregiato con il titolo di bandiera blu. Per la qualità delle acque e per la qualità dei servizi erogati, Cannobio è stata insignita nel 2010 della bandiera blu, un importante riconoscimento che è una garanzia di qualità per coloro, i nostri turisti, i fruitori del nostro lago. L'amministrazione comunale è fortemente impegnata sulla tematica ambientale e
sta attivando le procedure anche per, dopo aver raggiunto la certificazione ISO 14001, anche per la certificazione EMAS. Un grande sforzo sul versante ambientale, perché riteniamo che la risorsa principale che noi abbiamo da offrire è il lago, l'ambiente e la natura e il paesaggio. Non ci sono notizie certe sulle origini di Cannobio, ma certamente il primo nucleo abitativo risale a un periodo anteriore all'anno 1000. Le origini di Cannobio, diciamo che non sono così nette, così precise. Si sa che si pensa di dare credito ad uno studio di uno studioso, di uno storico che ha scritto nel 1600 una storia di Cannobio, il quale fa risalire le origini di Cannobio all'occupazione da parte di soldati romani. Ne parla di questo, ne avrebbe parlato Tito Livio anche nella sua storia, Polibio, e quindi presumibilmente è la versione più accreditata. Andiamo molto indietro nel tempo, chiaramente siamo intorno all'anno 1000 presumibilmente, o forse anche prima. Cannobio si sviluppa su due livelli, uno splendido lungolago, su cui si affacciano caratteristiche vivaci abitazioni, e dominato dall'imponente facciata del santuario della Santissima Pietà. È la parte alta, più antica, ricca di scorci e vicoletti suggestivi. Il borgo custodisce importanti testimonianze del passato, come il Palazzo della Ragione, più noto come Parrasio, edificato nel 1291 e costituito da grandi blocchi di granito, che fu teatro dei principali avvenimenti della vita politica ed amministrativa del passato. La maestosa torre campanaria di fattura romanica, adesso attigua, risalente al XII secolo, e l'antichissimo Palazzo Pironi, dalla singolare forma a prora di nave, oggi adibito ad albergo. Cannobio è anche ricco di edifici di culto. Di particolare importanza è la chiesa dedicata a San Vittore, rifacimento seicentesco di un edificio molto più antico, la cui facciata è stata ricostruita a metà dell'Ottocento. Nella vicina località di Trafiume, principale frazione del comune, è possibile ammirare le forme sobrie ma imponenti della Chiesa della Purificazione di Maria Vergine. Altro suggestivo luogo di culto è la chiesa dedicata a Sant'Anna, incastonata nella cornice mozzafiato dell'omonimo orrido. Il luogo di culto più caro ai cannobiesi è il santuario della Santissima Pietà, eretto a cavallo tra il XVI e il XVII secolo, per volere di San Carlo Borromeo. Al santuario è legato un evento miracoloso che si allaccia indissolubilmente alla comunità di Cannobio.
Sono Don Bruno Medina, sono rettore di questo santuario chiamato della Santissima Pietà di Cannobbio. Un santuario che sorge dove è avvenuto un grande miracolo nel 1522. A quell'epoca, al posto di questo santuario, c'era una casa dove abitava una famiglia, la quale custodiva, appeso alla parete della camera, un quadretto devozionale, che attualmente è conservato al centro dell'altare maggiore. Alla sera dell'8 gennaio 1522, la figlia Antonietta, entrando in camera, vede che questo quadretto sanguina, cioè delle gocce di sangue escono dalle ferite del corpo di Gesù che si sono come ravvivate e dagli occhi della Madonna e di San Giovanni. Chiama i suoi genitori, la gente accorre e tutti constatano, toccano con mano questo sangue che esce dal quadretto. La seconda sera, era il 9 gennaio, mentre parecchie persone erano radunate lì in quella casa e invocavano pietà, misericordia, un po' anche spaventati perché già è un'immagine drammatica che parla di passione, di morte, poi il fatto che esca del sangue da questa immagine ha indubbiamente turbato questa gente, si domandava qual è il motivo, il senso, il perché Dio ci dà questo segno. A un certo punto, mentre sono lì che pregano e invocano pietà e misericordia, la ferita del costato di Gesù si è come rigonfiata ed è uscito un ossicino simile a una costola che è caduta sotto sulla cassapanca dove nel frattempo avevano posto dei panni, dei veli, dei tulli, delle batuffoli di cotone per raccogliere le gocce di sangue che scendevano dal quadretto. Reliquie queste chiamate della Santa Pietà che attualmente sono custodite là sotto l'altare. E fu San Carlo a chiedere che si costruisse un grande santuario per onorare questo miracolo che era avvenuto proprio qui. Allora la gente si è data subito da fare e sul finire del 1500 è partita la costruzione dell'attuale santuario che è stata conclusa nei primi anni 1614 con la copertura del Tiburio. E poi durante il 1600 l'hanno decorato con tutti questi stucchi, queste tele che si possono vedere, che sono il classico barocco lombardo del 600. La ricorrenza dell'avvenimento miracoloso si celebra ogni anno durante il mese di gennaio, con festeggiamenti sia religiosi che civili, a cui tutta la popolazione partecipa sempre con grande entusiasmo e profondo senso devozionale. Tradizionalmente, e questa festa è andata crescendo in importanza, in solennità, si celebra questo anniversario del miracolo proprio il 7 sera e consisterà questa celebrazione nella Santa Messa che verrà celebrata nella chiesa parrocchiale. Terminata la messa viene calato giù questo reliquiario con un meccanismo particolare, nel buio della chiesa vengono spente le luci mentre si fa un canto particolare, poi le persone passano a rendere l'omaggio del bacio a questa reliquia e poi verso le ore di 19 esce la gente e comincia a formarsi la processione, tutti con le fiaccole in mano, e c'è questa sorta di fiume di luce che scende verso il lago e nel buio della notte si vedono queste migliaia di fiammelle che brillano nella notte e che accompagnano la processione. Quindi poi, arrivato giù al lago, la processione fa tutto il percorso del lungo lago, accompagnata anche dalle barche illuminate che dal lago procedono insieme con la processione che viene poi a concludersi qui in santuario, dove ci sarà l'ultima parte che è una piccola celebrazione penitenziale che chiude un po' la parte religiosa, diciamo, della celebrazione di questa sera.
Le bellezze di una natura incontaminata, l'accoglienza degli abitanti e delle strutture ricettive, i caratteristici scorci e il profondo senso religioso fanno di Cannobio la meta ideale per ogni tipo di turista. Non mi rimane che fare un invito a tutti i telespettatori di venire a visitarci. Cannobio vi aspetta, il Lago Maggiore vi aspetta e sicuramente troverete grande ospitalità, troverete una natura ricca che vi aspetta a braccia aperte.